Infatti la Darius non è morita. Per andare a lago. Quindi riassumiamo, adesso stiamo andando su per il Monte Formin, e il rifugio lo si incrocia invece scendendo al ritorno. Ok. Quindi per il 4.34 e dopo che diventerà 4.35 per il Formin, si dividerà tra un po'. Per un'attesa pazzesca per questa cosa. Prima arrivati la seconda. Infatti per questa cosa noi tipo nel settato siamo al periodo giusto per non buttare l'Europa. Sì. È coltissimo il momento, probabilmente una portata più rilassata. Abbiamo perso il fotografo per strada. Vecchio, la pesantezza! È banalmente un nome di un gruppo di sentieri. Via, intendi, cioè, una era un sentiero? No, non è un sentiero, l'altra via è un gruppo di diversi sentieri che possono essere con... Sì, va vecchio. Mi ha un bagnato di labbra. Che figa! Tipo... Sì, dai. No, non sprecare l'acqua, dai. Errore da principiante, dai. Esatto. Facciamo delle foto. Delle foto? Errore da 3 o meno volte in montagna con tutto. Anche io e te, Laura, essendo alto poi c'è un cazzo. Laura, c'è una robetta bianca lì in mezzo. Guardami, è sulla destra dove ci sono... Poco... Sì, c'è una specie di chiazza bianca sul... Sì, sì, è ghiaia. Comunque questa qua deve essere figa da fare il cervellismo, eh. Sì? Io qua c'è che fare una sciarpinata. Una sciarpinata. Vieni qua Gianni con me. Bisogna andare in mezzo ai morti qua di nuovo. Mangia morti. Vieni sotto. Mangia morti. Adesso, adesso cade. Orco can. Cioè ti batte proprio in automatico. Sì, sì, ma è un modo per, come dire, compensare il... Per avvisare. Spero che con l'urto, l'onda d'urto dell'esternazione mi porti in equilibrio. Ma sembra funzionare. Guarda dove andiamo. No. Vabbè, grazie, più bello, Ita. Poi siamo nelle mie zone. Si vedono tutte, si vedono tutte le partenze dei vari impianti sciistici in giro. Ma tu abiti a Mestre perché dovrebbe essere da tutte parti sta roba. Perché andavo sempre. Ah, ok, sì. Cioè, a sì. Okay. Hai detto più che altro dalle mie, come se insomma, fossero più tue per qualche motivo rispetto alle mie, insomma. Non capivo questo. È più mio di tuo. Bene, ci avviamo verso la forcella. Dove c'è la forchetta con cui si mangia la pasta? Forcella. Quasi vedo il PC.
Sì, devo dire che non ho giocato molto con l'espansione. Non si vede. La bella birretta in quota. La Radler. Verso la forcella. Ho proprio finito le scorte d'acqua, io cavolo. Ho bevuto 2,5 litri, ci rendiamo conto. Il vento qua non è ferma. Sì, no, perché qua. A me sembra bella trasparente. Se non muoio di salmonella prima, dai. Esatto, di dissenteria. Ma sai che una volta la gente moriva di dissenteria? Non è quella tipo, no? È solo a destra, però c'è indicazione. Quando c'è questa indicazione che ti porta, non ho sentiero perché... Direi di muoverci perché qua è tipo butta male. Comunque se l'elicottero ti guarda, si scende bella violent qua, Sono contento di non averla fatta all'andata in salita, insomma. Specie perché alla fine quando sei bello dilaniato... Antracite. Ambrizzola. Forse l'ambrizzola. Basta stare attenti a non scivolare un attimino qui verso la... Andiamo giù all'isca di pesce. Seminati gli altri. Sì, ma di mamma la terra tiro sempre su. Anche sì, è un'opzione. Magari dietro sulla montagna. No. Sei mortale. Oh, fin là dove andare comunque. Siamo tornati sul sentiero principale, almeno adesso è tutta la strada è tutta in discesa adesso.
Wow. Chilometri 110. Calda. No. No, perché poi non partiamo da una situazione di parità. No, non mangi niente. Dai che ci prendiamo il temporale, non è mica da ridere, eh. Ah, che belli passaggi, eh? Eh sì, infatti, ma qualche goccia di pioggia, meglio affrontare il passo che ci sono tuoni e non è incoraggiante. Esatto. Cioè siamo un po' allenata, siamo andati da destra invece. Esatto. Ah, con un po' di pioggia. Vabbè, qua è la strada che abbiamo. Prova ad andare più di talone che almeno poi qualcuno si diverta, insomma. Sciabbia. Fai qualche cagata. Tipo? Botto, non so. E poi lì si arriva alla macchina.